Primo caso a Chieti di Monkeypox PMX, più conosciuto come il vaiolo delle scimmie. È ricoverata da ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata una 31enne arrivata in ospedale con i sintomi tipici dell'infezione. Attualmente nel reparto di malattie infettive la giovane ha un quadro clinico che non desta preoccupazione. Una volta ricoverata, voi avete applicato un protocollo specifico? Sì, soprattutto l'isolamento da contatto, l'isolamento respiratorio e poi sì, insomma, i protocolli quelli prescritti in queste circostanze. Il decorso quale sarà? Ma di solito è una malattia benigna che si autolimita. Nel giro di 2-4 settimane dovrebbe regredire, quindi io mi auguro che sia questo il percorso. La prognosi non è stata sciolta, ma la malattia dovrebbe risolversi nell'arco di 2-4 settimane. Ora si cerca di capire dove la donna possa aver contratto il virus e se sia accaduto all'interno dei confini regionali. Quello di Chieti è il secondo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo e il quinto caso contratto da una donna in Italia su 500 casi di infezione riscontrati nella penisola. L'infezione isolata nel corso di quest'anno è una zoonosi virale che può colpire l'uomo attraverso il contatto con animali infetti. È caratterizzata da sintomi più lievi di quelli del vaiolo sconfitto nel 1979. Febbre, mal di testa, brividi, astenia, ingrandimento di linfonodi e dolori muscolari ai quali fa seguito l'eruzione cutanea di lesioni che si presentano all'inizio come vescicole pruriginose ma che si trasformano poi in croste. Il contagio avviene attraverso il contatto. Le vescicole contengono il virus e quindi sono fonte del contagio. Non è chiaro se c'è una pericolosità della trasmissione per via aerea, ma sembra di no. Quindi quando viene diagnosticato un caso, diciamo, i contatti più stretti, i familiari o i partner, devono essere sottoposti a un monitoraggio. Via precauzionale, basterebbe sempre la misura del gel disinfettante o bisognerebbe attuare altre precauzioni? No, sicuramente la sanificazione delle mani, il distanziamento rimane utile per qualsiasi patologia di tipo infettivo. In questo caso è chiaro che la comparsa di lesioni dovrebbero far insospettire, quindi magari fare una diagnosi.